Questo servizio è offerto da ML Auto, rivenditori Suzuki, Hyundai, Peugeot, via Passer 13, Montevarchi. Allo stadio comunale Virgilio Fedini sono sfidate la San Giovannese e l'Aquila Montevarchi per un sempre prestigioso derby del Valdarno, anche se a livello giovanile. La partita, valida per la 18ª giornata del campionato nazionale juniores, si è conclusa con il risultato di 2-2. La prima occasione al settimo è per gli ospiti. Incursione dalla destra di Borghesi, rientra, calcia di sinistro, ma la conclusione si spegne oltre il palo alla destra di Allegranti. Al 16esimo il Montevarchi passa in vantaggio. Affondo sull'out sinistro di Calosci. Il suo cross viene ribattuto in porta da Pareggi, trovando la decisiva deviazione di un difensore azzurro per mettere fuori gioco Allegranti. Al 21esimo Polo è lanciato in contropiede, ma solo davanti a Marziano non riesce ad impattare il pallone. L'estremo rossoblu spazza così in fallo laterale. Si giunge senza ulteriori sussulti al duplice fischio. Si chiude così una frazione senza recupero, piuttosto scialba, dove il Montevarchi ha comunque legittimato il vantaggio, rendendosi più volte pericoloso dalle parti di Allegranti. Nella ripresa neanche il tempo di mettersi a sedere e la Sangio trova subito il pareggio. È Polo a segnare con un preciso pallonetto che supera Marziano, autore di un'uscita non certo impeccabile. Al decimo si riaffaccia in attacco l'Aquila Montevarchi. Calcio d'angolo di Borghesi, di testa Tacchini stacca più alto di tutti, ma non riesce ad inquadrare la porta. È il minuto numero 23, quando il capitano rossoblu Dini si produce in una gran bella rovesciata dal limite dell'area, che sorvola però la trasversale. Passano appena due giri di lancetta ed i padroni di casa trovano il nuovo vantaggio, con Polo, che ribadisce prontamente in rete un passaggio filtrante di Tafani. Al 32esimo serpentina in area del Marzocco da parte di Borghesi, Martucci lo stende ed è rigore inevitabile. Dagli 11 metri Borghesi scaglia una bordata sotto la traversa, siglando così la rete del 2-2. Il signor Manedo di Prato concede 5 minuti di recupero, ma il risultato non cambia più e la partita si conclude con un pareggio che sicuramente farà più comodo la San Giovannese, che consolida così il suo primato e tiene a debita distanza i suoi rivali. Siamo con mister Andrea Coppi e con mister Luciano Bruni. Allora, mister Coppi, un risultato di parità, secondo me alla fine tutto sommato giusto. Sì, il risultato è giusto, una partita sicuramente un po' bloccata, perché logicamente San Giovannese ha il vantaggio di questi punti rispetto al Montevarchi, quindi noi abbiamo fatto una partita accolta, eravamo un po' in difficoltà con livello numerico proprio, però io sono contento dei miei ragazzi, comunque il risultato penso sia giusto. Ecco. Meglio secondo tempo del primo? Sicuramente sì, il primo tempo si era un pochino, diciamo, mentalmente un po' chiusi, perché non si riusciva a esprimere il gioco, diciamo, e quello che si è abituato a fare, più che altro perché si aveva un po' di paura di giocare anche per certi aspetti. Sul tempo poi dopo siamo entrati in campo con avere un'idea più chiara e siamo riusciti a fare il nostro gioco, diciamo, di quello che noi ci si lavora, insomma. Niente, il pareggio penso sia stata una cosa giusta, perché è stata una bellissima partita, e faccio complimenti ai Montevarchi, perché è stata una bella partita. Anzi, vedere partite in questo modo qui, in settore giovanile in questo modo qui, tanta roba, insomma, con un bellissimo pubblico, è stata una bella cosa. Cosa deve crescere ancora in Montevarchi? Penso crescere l'abbiamo visto oggi, una squadra con 6-7 ragazzi 2003, degli allievi. C'è poco da crescere, anzi c'è da fare complimenti a questi ragazzi, perché sinceramente oggi avevamo mezza squadra allievi, quindi c'è da fare, penso non ci sia da crescere, penso che questi ragazzi stanno venendo su bene, sono contento di loro. Niente, San Giovannese quest'anno forse ha qualcosa in più di noi, bisogna essere sinceri. Ecco. San Giovannese al top, c'è ancora da migliorare? C'è sempre da migliorare, perché appetito per mangiando, noi settimana per settimana si cerca sempre di migliorare e lo facciamo sempre, nel senso che poi in base agli avversari automaticamente poi non è semplice, altre volte il lavoro che facciamo esprimerlo sempre come è successo nel primo tempo, insomma, che non l'abbiamo fatto, ma più che altro perché noi siamo entrati con un po' di paura. Però quello che noi lavoriamo sempre già da partendo da lunedì è quello, l'appetito è mangiando, sicché noi non ci guardiamo, non ci accontentiamo, andiamo avanti sempre con serenità, perché deve essere questo la nostra forza, e di valorizzare questi ragazzi in virtù anche nella prima squadra. Voglio fare un complimento a Polo, perché oggi si è sbloccato, è un ragazzo che si allena sempre, è sempre serio, nel senso di una persona
che si meritava veramente di go. È capitato oggi, ha portato solamente un punto, comunque gli faccio complimenti, come faccio complimenti a tutta la squadra, perché nel suo tempo si è vista veramente la squadra che noi vogliamo. Deve essere quello l'atteggiamento lì, sempre comunque, sia con la prima o in questo caso la seconda, sia con l'ultimo, perché se giochi con questa piglio qui si può andare lontano.